Allora, un breve giro prima delle domande che immagino saranno tante, il film è appena finito, quindi ci sono emozioni e curiosità. Il regista, apre il regista, magari mi sono anche dimenticato di dire qualcuno che è in sala, quindi mi aiuta. Questo progetto coraggiosissimo, come è nato e ora che finalmente va nelle sale, quali sono le aspettative? Buongiorno a tutti, innanzitutto. Questo film è nato ed è basato su una storia vera. E la storia riguarda uno stretto familiare del nostro produttore Gaetano Di Vaio, che mi ha affidato questo film e poi, come dire, al quale abbiamo poi lavorato nel tempo, prima alla scrittura e poi alla realizzazione nei territori noti come Terra dei Fuochi. C'era un altro pezzo di domanda che ho dimenticato. L'aspettativa. Sì, allora, intanto veniamo da un'accoglienza a Venezia che è stata molto calorosa, al di là di ogni mia più rosea aspettativa. L'accoglienza che abbiamo avuto dalla stampa, le recensioni che già sono uscite, sono tutte quante più che lusinghiere, che mi aspetto che continui così, che dire. Questo c'è cioè, l'immagine luminosa e carismatica di Luisa Ranieri, che è una donna, l'avete vista, insomma, una donna coraggiosa, ma anche una donna di fede, un personaggio molto complesso che ci ha incuriosito, ci ha anche commosso. Quindi dici qualcosa di questa esperienza. Io più che dirvi qualcosa, perché poi il film, insomma, è poi quello che lascia a voi, no? Cioè siete voi. È brutto parlare di sé, nel senso che è sempre meglio sapere da voi che cosa vi è arrivato del film che abbiamo fatto e che abbiamo molto amato e che è stata veramente un'impresa che ci ha visti partecipi e tutti felici di esserci a raccontare questa storia di umanità. Poi alla fine, al di là diciamo, del singolo personaggio, quello che è interessante di questo film è che racconta la storia di un'umanità disperata e che non ha più appartenenze e radici. E il mio personaggio diventa eroico in quanto il contesto è un contesto che si lascia violare per denaro, si lascia corrompere per poco ed è questo secondo me la forza di questo film, che dovremmo avere, diciamo, il pubblico che dovrebbe accoglierlo perché parla di noi paese, non noi solo la regione Campania, parla di un paese che non ha più attaccamento al proprio territorio, che non ha attaccamento alle istituzioni, che non ha attaccamento all'ambiente e questo è il risultato, che il nostro ambiente è violato e questa violazione ci porta alle conseguenze che ci porta alle malattie, ci porta che il cibo non è più sano. E l'acqua è contaminata e quindi questo è il grave, secondo me, è centrale, diciamo, il cuore di questo film. Rosaria rappresenta la speranza, rappresenta il coraggio di tantissimi che si sono ribellati, rappresenta la forza delle donne, rappresenta la terra, rappresenta l'attaccamento alle proprie radici. C'è la contrapposizione totale a quello che avviene nella normalità, diciamo, non solo nei nostri territori, lo ripeto, non solo nei nostri territori.